Bene, Dulcis in fundo, Silvio Longobù, che l'ho seguito da quando ero presidente della Juventina, da campionati allievi, juniores e poi questo grande passo in Serie A. Un torneo qui di vecchie glorie, Silvio è stato tra noi. Che cosa rappresentano queste manifestazioni? Allora, qui oggi si parla di scuole calcio per i bambini e via dicendo, però non dobbiamo dimenticare la storia, cioè oggi occorrono anche queste manifestazioni per noi che non siamo più giovani, ci vogliono, perché sì, le scuole calcio, i giovani bisogna pensarli per prima, ma ci siamo anche noi, vecchietti che ogni tanto ci incontriamo, e quando ci incontriamo, come questo torneo qua, Diamante, ci incontriamo con altri amici che vengono con i nipoti, con i figli, e vengono a vedere il nonno che gioca a pallone, il nonno, perché bellissimo. Adesso l'età degli anziani, diciamo che i nonni che giocano e i nipoti che guardano, quindi diciamo che non è una scuola calcio, ma chiamiamolo l'ospizio dello sport, ma al di là degli scherzi. Ci conosciamo tutti, ci vogliamo bene, non ci vediamo da anni, però questo tipo di manifestazione, devo dire che è un po' triste pensare al fatto, però quando ci incontriamo tra di noi scherziamo, è bellissimo, a me piace molto. Quindi addirittura sono presidente dell'Over 40 Scalea Amatori Calcio da 18 anni, quindi già ho percorso i tempi, diciamo, nel senso che ci vogliono queste cose anche per chi, per la mezza età, insomma, sono tante cose, mettiamoci anche lo sport, no? Ma soprattutto lo sport. Io ho visto poi che alla fine lo stare insieme nel nome dello sport è la cosa più bella che possa esistere. Qualcuno trascura queste attività. Esatto. Dobbiamo ricordare loro che è lo sport l'unica attività che ci fa stare insieme, che ci forma e che ci trasforma in vere persone. Sì, è vero, effettivamente poi nella vita gira e rigira ci si incontra un po' tutti, e quindi di che cosa si può parlare? Del passato, giustamente, poi quanti figli hai, le solite cose, però sempre nello sport si va a finire, perché lo sport, diciamo che lo possono fare, che l'abbiamo visto oggi, gente di 70 anni come ragazzini di 10 anni, via dicendo. Lo sport, diciamo che quella cosa che riesce a penetrare in tante situazioni difficili, anche politiche. Sì, sì. E ce le fa superare. Esatto, sì, esatto. Sì. Bene, io vi voglio ringraziare. Sono d'accordissimo con te e anche con Enzo di continuare queste attività, magari con più squadre. L'anno prossimo possiamo fare la Scalea sul campo 11, ci ritroviamo lì, c'è più spazio, nel senso che insomma, così. Sì. Ci incontriamo più volentieri, nel senso che una volta veniamo, un'altra. Ma infatti, come organizzatore, diciamo, già c'era questa proposta Langio, soprattutto con Scalea, chiaramente di farlo nel campo grande a 11, in modo da dare più possibilità, perché tenuto conto che noi Diamante non abbiamo trascurato nessuno, però in molti volevano giocare, sì, quindi possiamo dare più spazio. Lo dico perché si cambia la vista in genere. Certo, eppure è bene, ecco, far vedere, ecco, questo importante fatto della location qui a Diamante. Però l'anno prossimo c'è questa, diciamo, sul campo di Diamante dovrebbero iniziare i lavori almeno, e quindi l'anno prossimo ci auguriamo che anche Diamante possa avere uno stadio decente come lo Scalea. A proposito dello Scalea, mi risulta che Silvio è stato protagonista per riportare e scrivere lo Scalea anche nel campionato eccellenza. Sono uno dei tanti, perché siamo in parecchi, i soliti che arrivano sempre al momento del salvataggio, sì. Siamo in tanti, devo dire la verità. Abbiamo trovato un po' di difficoltà, non voglio polemizzare con l'ex presidente, abbiamo trovato un sacco di difficoltà, siamo partiti tardi, non potevamo prendere giocatori da fuori perché in zona non ce ne sono, non c'è posto dove dormire, dove mangiare, sono tanti i problemi. Partiamo. Noi siamo partiti, diciamo che buona la prima, come suol dire nel settore del cinema, no? Buona la prima. Grandissime presentazioni, perché è una leggenda del calcio del nostro territorio. Trasformiamo, quindi non c'è bisogno della presentazione. Silvio Longobucco, allora anche lui è stato, cioè onora, guarda, con la sua presenza questa importante iniziativa. Sì, a me, come me l'ha detto Cosimino Forestieri, che gioca con l'Over 40 stasera,
sempre mi rende la manifestazione, io ho aderito subito, come aderisco a tante altre diciamo iniziative di questo genere, cioè gente che ha bisogno d'aiuto. Però quello che non riesco a spiegare, tutti i giorni sul telegiornale succedono queste notizie, le stesse notizie, e sono passati tanti anni, ancora non siamo riusciti in questo paese a prendere dei provvedimenti. Non dico che di farli smettere subito, perché è quasi impossibile, ma fare qualcosa. Sono veramente, guarda, associazioni come la loro ce ne sono tante, meno male, meno male. Se no passerebbe tutto sotto silenzio. Sì. Questo è il guaio dell'Italia, secondo me. Saranno. Poi non si capiscono le motivazioni, chi di dovere, chi ha studiato le lauree, psicologia e via dicendo. Vanno in televisione, ma non riescono a spiegare questo fatto qua. È un fatto culturale, probabilmente. Noi uomini dobbiamo cambiare, probabilmente. Però è culturale, sì, fino a un certo punto. Secondo me sono anche risvolti economici, il fatto che la gente non trova più lavoro e impazzisce, perché non è che dice non trova lavoro e devi picchiare tua moglie. Però, secondo me, chi di dovere deve prendere dei provvedimenti. Sennò qui veramente ogni giorno una donna che è stata ammazzata, magari una al giorno sarebbe. Ma ogni telegiornale ce n'è una nuova. Poi delle cattiverie, cioè la violenza proprio, coltelli, accette, queste cose qua, non se ne può più. Quindi io faccio tanti auguri all'associazione alla Ginestra, e quando posso, se volete, io posso aiutarvi, lo farò, anche se diciamo la mente ci fa piacere. Sì. No, non so se volevo. La coinvolgeremo anche in numerose manifestazioni che faremo, sicuramente. Una volta altre persone per far sì che vengano a testimoniare, è uno sconforto, non lo chiamo più disagio, per me è uno sconforto, è troppo, ne sono successe troppe, e vi faccio tanti auguri. Grazie. Comunque lo sport è stata la medicina per parecchi altri problemi, quindi mi auguro che ancora di più lo sia in futuro. Bocca al lupo, tanti auguri, sarò sempre presente, io coinvolgerò anche altra gente. Grazie, grazie anche a Pietro. E voglio andare proprio con Silvio Longobucco, il quale è sempre presente in queste manifestazioni. Ecco, lo stare insieme con lo sport, che cosa rappresenta? Lo sport è sempre il collante in tutte le cose, guerre, liti, tipo Scalea, che c'è il pro e il contro di quella squadra, appiana tutto lo sport. Che bello. Specialmente adesso ci sono le scuole calcio, quindi sì, li cresciamo proprio con questa mentalità. Quindi diciamo che andiamo incontro a un futuro per quanto riguarda lo sport, che qui è importante, cioè nel meridione. Penso che sia una come si dice, avanziamo negli anni, ma avanzano anche i giovani, con gente come noi che gli insegna come giocare a calcio, come comportarsi poi nella vita con i compagni, cioè che poi è finita la partita, siamo amici e via dicendo. È importantissimo lo sport, l'abbiamo visto, lo vediamo sempre. Nelle peggiori guerre e cose, sì, con lo sport si riesce sempre a sfondare. Quello che volevo ricordare, sì, cioè io vengo sempre volentieri, so, non solo qui, anche da altri, sì, amici, perché ormai a quest'età dove vogliamo andare, però il fatto di incontrarci, anche se siamo stati avversari per tanti anni, poi ti incontri che siamo più dolci. Diciamo. È un momento di stare insieme, sì, è associativo, è, sì, formativo. Sì, è vero, infatti questo mi piace molto. Quest'anno sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, perché l'anno scorso c'era Mauro, sì, Aldo, no? Aldo. Che abbiamo giocato insieme, abbiamo parlato, discusso, e poi devo dire la verità, un po' di ogni tanto va il pensiero, che un anno è stato, quindi poi così è finito. Ma sì. L'importante è che ci incontriamo ogni tanto, sì, perché a questa età fa bene anche a noi incontrarci. E io mi auguro che faccio gli auguri anche al Cetaro, che ha vinto un torneo. Come si è visto subito, come dice, duro, cioè, ma è coreaceo, dice, si, qui, ma, si mantengono benissimo, sono chiatterielle, però corrono. Vieni, è vieni, bello questo, vieni, dai, vieni, vieni. Io non ricordo quel nome. Ivan Losardo. Ah, hai capito. Quindi,
Voilà. Come stai? Come stai? Io bene, Gioia, tu come stai? Abbastanza bene. Ti devo venire a trovare, sì. Ma veramente ti aspettavamo oggi. Lo so, però purtroppo. Alla prossima, comunque, dai. Alla prossima, sicuramente ci sarò senza problemi. E vi ringrazio per questa attestazione che mi avete tributato. Questa è una manifestazione che è inserita nel Festival del Peperoncino, quindi. È una manifestazione che sta crescendo, sì, almeno. Quindi ci manchi tu, ci mancano altri per qualche testimonianza in più. Mi dispiace, sarà per la prossima Va volta. Va bene, d'accordo. Sì, okay.